Luca Leone, direttore sportivo della Ternana. In linea teorica siamo a 3 giorni dal debutto in campionato. Oggi si vedrà se questo sciopero potrà essere revocato o meno. C'è la FIGC che sta cercando un attimo di vedere se le posizioni si possono avvicinare. 3 giorni, vi chiedo, dopo ciò che ha detto Lucarelli al termine del debutto in Coppa Italia, ha detto che ancora ha fiducia nella società. Chiaramente sta aspettando gli ultimi rinforzi, quelli che servono per, come dire, completare una squadra che ha evidentemente bisogno di essere rinforzata nel pacchetto difensivo e al centrocampo. Le chiedo quanto manca ancora e se tra oggi e domani è possibile che già arrivino 2 o 3 giocatori. Tra oggi e domani se arrivano 2 o 3 giocatori non lo so. Sicuramente stiamo lavorando per cercare di, come dire, sbagliare il meno possibile nella ricerca di quei tasselli che possono fare al caso nostro, che possano vestire questa maglia. Oggi siamo qui a presentare le maglie e vi assicuro che nella nostra ricerca e nella nostra scelta dei giocatori i valori che io dico da quando sono qui, quindi senso d'appartenenza e voglia di venire a indossare questa maglia, ma non per soldi, ma perché uno degli ultimi arrivi, quindi Cesar Falletti, che voi conoscete meglio di me e che ha deciso di tornare a Terni perché qui si è sentito a casa e perché qua ci sono dei valori importanti. Io, siccome questa cosa me la porto dietro in tutte le trattative che faccio e quando cerco di parlare a Ternana ne parlo con un'enfasi e cerco di trasmettere a chiunque voglia arrivare qui a Terni o venga a giocare qui a Terni di quella che è la passione di questa società, dei tifosi, scusate, la voglia del presidente di voler a tutti i costi riuscire a riportare la Ternana in Serie B. E quando c'è da scegliere i giocatori è giusto che sappiano tutte questi valori e queste cose, perché per me sono fondamentali per cercare di mettere le basi per fare una squadra forte e per poi avere un futuro anche in categorie superiori. Quindi la scelta non è semplice, però, ripeto, il mister può stare sereno perché sicuramente lui è al corrente di tutte quelle che sono le nostre trattative, di quelli che sono i giocatori che stiamo valutando e di quelli che poi hanno veramente la voglia di venire a giocare a Terni, che poi è una cosa che ripeto, non si convincono solo coi soldi, quindi ci deve essere anche qualcos'altro e la voglia anche di soffrire. Perché questa è una piazza che già ha sofferto tanto e noi vorremmo, in questo momento in cui siamo anche molto distanti, almeno sul campo quando andiamo, vogliamo fare qualcosa di importante. Ma Lumbo quanto è distante al momento il suo possibile ritorno? Palumbo non è distante, lui sa che noi vorremmo riabbracciarlo perché anche lui ha Terni nel cuore. Non solo perché ha la moglie di Terni o il figlio è nato a Terni, ma perché anche lui ama questa maglia e noi apprezziamo il ragazzo tecnicamente e caratterialmente. È un ragazzo a cui vogliamo bene, ha dato tanto anche l'anno scorso e anche lui ha voglia di voler dare qualcosa in più. È normale che dobbiamo parlarne ancora con la Sampdoria, ne stiamo parlando. C'è una percentuale, se la sente di darci una percentuale della trattativa per Palumbo? A che punto siamo? No, percentuale l'idea c'è la volontà da tutte le parti di voler trovare un accordo, quindi una soluzione, quindi ripeto, ci stiamo lavorando, quindi penso che il discorso delle liste a 22 ci ha un po' anche condizionato nel poter comunque sia fare operazioni un po' più accelerate, perché poi dovevamo valutare anche l'infortunio di Celli e per vedere se prendere un giocatore anche in quel reparto, e poi ci sono anche i giocatori che devono uscire, quindi nel momento in cui ci sarà un'uscita ci sarà un'entrata. Oggi, proprio oggi, stiamo completando l'uscita di Sini e l'entrata di Laverone.
E quindi, ripeto, noi stiamo cercando di fare le cose con equilibrio, senza andare a gravare anche diciamo, l'azienda. E poi, ecco, ci sono ancora, oggi è 23, ci sono ancora una decina di giorni, 12 giorni, quindi purtroppo il mercato, quando ci sono le partite del campionato, condiziona anche le decisioni, perché molti ragazzi, molte squadre non sono ancora al completo, quindi magari non riescono a lasciare la squadra, quindi ci sono diversi problemi, purtroppo, che non dipende sempre solo da noi. Prima parlava di tasselli, quanti sarebbero? Se la sente un po' di addentrarsi nel... Ma dipenderà anche dalle scelte degli altri giocatori nostri, no? Abbiamo dei giocatori in scadenza che magari potrebbero chiederci anche di andare via, e quindi verranno sostituiti. Quindi adesso è tutto un cantiere aperto, no? Stiamo valutando tutto con attenzione, con serenità, e quindi purtroppo anche i giocatori, magari anche la nostra squadra ha delle richieste, non è che, quindi stiamo valutando tutto, poi vedremo in questi giorni quello che succederà. Sicuro? Scusi, prego. No, le chiedevo se l'uscita ormai di Sini comporterà anche un'entrata un centrale difensivo Mancino. Ma a noi Mancino destro non interessa, a noi interessano giocatori di ruolo specifico, non siamo legati al piede, al di là dei giocatori sulla fascia, e per quanto riguarda il difensore centrale può essere anche un destro, non è un problema. Baresi e Costa Curta erano destri e giocavano insieme, quindi. Presidente, invece per quello che riguarda... Non sono presidente. Il direttore sportivo, prego. Caro direttore, allora il problema è questo, lei lo sa, perché conosce tutte le situazioni molto meglio di noi. Per quello che riguarda il centrocampo, arriverà un mediano o due mediani, tenendo conto anche di quello che ha detto prima, cioè del fatto che è difficile così mandare via giocatori che già sono soli. Partiamo da un presupposto che ne devono giocare due, quindi noi ne abbiamo già quattro, con sei sarebbe un po' difficile, a meno che non uscirà qualcuno, quindi se uscirà qualcuno verrà sostituito, e se decideremo di avere un giocatore in più a centrocampo ne avremo cinque. È una questione numerica, poi della lista dipenderà da tutto. Ne arriverà uno e poi... Ma io non lo so quanti ne arriveranno, perché il mercato è sempre imprevedibile, quindi noi siamo partiti che c'era la volontà di cambiare il meno possibile, no? Quindi mettere quei tasselli che mancavano. Quindi è arrivato Falletti perché ci stavamo lavorando da gennaio, ci siamo sentiti diverse volte, il ragazzo ci ha sempre dato la disponibilità e la volontà di voler tornare a Terni, per tutto quello che ci siamo detti prima, per quello che è questa città, che io sto imparando ad amare, come lui ha amato quando è stato qui, quindi si è sentito a casa. E ci serviva il trequartista che l'anno scorso ne abbiamo parlato per un anno. Quindi adesso c'è da un attimino migliorare alcune cose che il mister sta vedendo. Si era presa una quindicina di giorni, 20 giorni per valutare questa squadra. Man mano che abbiamo fatto le amichevoli, sta continuando a fare le sue valutazioni e ci chiede di correggere la squadra in determinati posti. Poi noi vedremo quello che riusciremo a fare in base anche alle sue indicazioni. Per domenica lo sciopero? Questo dovreste chiedere ai giocatori. Purtroppo questo è uno sciopero dei calciatori, non è uno sciopero delle società. Noi possiamo far poco come società, sicuramente è un'autoregolamentazione che è stata votata dalla maggior parte dei presidenti della Lega Pro, quindi che adesso può, io da dette lavori da operatore di mercato, purtroppo è una limitazione per quelle che sono poi le trattative, ti condizionano molte trattative sicuramente, oltre al fatto che magari
crea problemi anche ai ragazzi che magari potrebbero andare in una squadra e oggi non ci possono andare perché magari non c'è posto nella lista. Quindi io ho fatto il giocatore, mi metto nei loro panni, ho fatto parte del sindacato e quindi mi metto nei loro panni per quella che è la paura, no? In questo momento, anche per quello che viviamo socialmente, di poter rimanere senza lavoro, che penso che sia la cosa un po' più normale del mondo. E io avverto anche tanti miei ex calciatori che mi chiamano per la difficoltà che hanno in questo momento di trovare una collocazione. Sicuramente è un problema serio. E io mi auguro che possa prevalere un senso di responsabilità di poter togliere questa limitazione, magari poi, anche perché poi non penso che le squadre faranno 28-29 contratti, però questo fatto di limitare o di obbligare a fare determinate cose a me non mi è mai piaciuto. Mi piace che le società abbiano libertà di scelta, perché si può giocare anche in 19 con una rosa di 19, quindi non è che è una questione di politica societaria, non deve essere un'imposizione, come se io voglio fare, se c'è un giovane bravo lo faccio giocare, non penso, cioè, anche perché il calcio è per i giovani, non è che per il calcio è, a noi non ci fanno giocare, quindi. Lei ha giocato a Cesena, tipo Onesti, si riferisce anche a Onesti, che ci è piaciuto? No, ma Gabriele è con noi dall'anno scorso e si allena con la prima squadra l'anno scorso in pianta stabile, già esordito l'anno scorso in Coppa Italia, quindi è un ragazzo che io adesso ho Gnosi e Onesti, ne posso tenere uno dei due, no? Anche questa è una limitazione che purtroppo danneggia loro, io penso a loro, perché tanti ragazzi poi alla fine, quelli magari un po' più navigati, una soluzione la trovano, però oggi io devo scegliere tra Gnosi e Onesti, ne posso tenere uno dei due e questo per me è penalizzante e non permette a loro di crescere. Forse qualcuno si è dimenticato e magari questi due ragazzi oggi non ne posso scegliere uno di loro, oppure se li devo scegliere tutti e due devo togliere un altro ragazzo più grande. Direttore, a proposito di sciopero, si parla di una mediazione in atto per arrivare a 25 ore. In quel caso, per noi significherebbe trattenere più calciatori o prenderne più? Ma io adesso non lo so quello che dici. Io so quello che dobbiamo fare per migliorare la squadra, che non è una questione numerica, è una questione di scelta di calciatori, non è... quindi noi siamo pronti a tutto, perché come ci potrà essere il rischio che qualcuno potrà rimanere fuori lista se non troverà una collocazione, e quindi noi cercheremo di intervenire dove pensiamo di intervenire e... con il rischio che se si rimarranno in lista 22 qualcuno rischierà di star fuori. Direttore, per quanto concerne le maglie, perché oggi è stata una bellissima presentazione, quali sono stati gli aspetti, le idee che hanno originato appunto le stesse, in particolare quella nerazzurra, ma anche le altre, perché quella che ci piace di più naturalmente è quella rosso-verde e anche quella da trasferta, molto bella. Ma questa è una domanda che dovete fare al presidente, perché... gliel'abbiamo fatta, però volevo sentire anche lei. No, io non... questa è una cosa che decide la società, perché è giusto che le maglie le decida il presidente insieme anche a quello che poi, diciamo, lo sponsor tecnico. E so che lui ci teneva di mettere la fera nella maglia, no? Quindi so di questo, poi delle altre conversazioni in privato con la società, con il responsabile della macro non lo so, quindi, però so che lui ci teneva, perché lui comunque sia un combattente, quindi ci tiene quest'anno a fare bene, ma soprattutto a vincere, ce lo ripete tutti i giorni, perché è veramente... lui veramente voglia di portare la Ternana in alto, e vi assicuro che oggi lui è una persona che è veramente sta amando questa squadra e sta facendo di tutto, e penso che tutte le sue manifestazioni, diciamo, a livello di progetti, dal progetto stadio al progetto di Terni nel cuore, di quello che è stato tutto il periodo, la vicinanza al territorio, penso che solo una persona di alto livello, di alto spessore, di grande intelligenza e di cuore
fa delle cose del genere, non l'ho visto fare a tanti presidenti sinceramente, quindi sì. Questo va riconosciuto e va sottolineato, perché secondo me oggi il presidente Bandecchi, anche se non è presente fisicamente, lui quotidianamente si fa 10 telefonate al giorno e si preoccupa di tutto, di quello che sono i problemi di Terni e della Ternana. Vi assicuro che è più presente che ci vediamo. No, vi assicuro che veramente è per me è una responsabilità enorme, perché l'avverto quotidianamente e quindi so che dobbiamo far bene e io cerco di ripeterlo quasi tutti i giorni, ragazzi. L'ultima cosa, sì. Con le valutazioni che state facendo, io ritornerei solo un secondo su Celli, nel senso, vi state allarmando e state pensando di correre ai ripari, oppure il ragazzo vi sta dando... Sinceramente c'è tanto dispiacere perché è un ragazzo che si è fatto male a Bari. E siamo riusciti a trovare la soluzione solo ieri. È una cosa che magari stiamo cercando magari di fare anche una terapia conservativa per far sì magari di non arrivare all'operazione. Purtroppo oggi, ieri abbiamo avuto la conferma dell'operazione. Non siamo allarmati, oggi siamo un po' più, siamo tristi per il ragazzo, no? Per l'operazione, perché il ragazzo ha tanta voglia di tornare in campo. I tempi si parla di 4 mesi, 4-5 mesi, quindi penso che l'operazione, non so, la stiamo decidendo in queste ore qua, quindi quando sarà fatta in questi giorni. Ci dispiace molto, allarme no, perché poi delle soluzioni anche all'interno ce le abbiamo, anche di chi dovrebbe arrivare può anche sopperire, e poi ecco. Stiamo recuperando anche Carlo, quindi non è che siamo proprio... Sì, insomma, siamo un po'... Adesso arriva la Verone, però... Poi ne arriverà un altro. Era quello che le chiedevo. Un altro doveva arrivare uguale. Sì, poi abbiamo Marino, che per noi è un jolly che si è dimostrato in questo mese straordinario, perché ha ricoperto già 3 ruoli in 3 amichevoli diversi, quindi e ci ha garantito tanta, diciamo, d'utilità. Questo è un valore importante che abbiamo all'interno della rosa, che va pesato e comunque sia va sottolineato. Quindi ultimissima cosa, direttore, reparto attaccanti concluso tutte le operazioni, ci possiamo aspettare magari eventuali ingressi, oppure siamo a posto così, capitolo trequartisti, attaccanti esterni, no, centrali? Ah, okay. Quindi qualcosa c'è in pentola. Si vedrà. Allora, in ultima analisi, noi ringraziamo attraverso lei il presidente, sì. Ringrazio i tifosi, tutti gli sportivi, è chiaro. E se il presidente, come sapevamo, ha queste idee per far salire la Ternana, come tutti si aspettano, in Serie B, qualcosa poi le dirà e gli darà degli input per cercare, se è possibile, di portare a casa i ruoli. Noi vogliamo sapere qualcosa per migliorare questa squadra, mancando 11 giorni ormai al mercato, alla fine. Abbiamo parlato per un'ora finora, quindi le devo ripetere le stesse cose. No, perché noi siamo arrivati più tardi. Ah, vabbè, io adesso non mi ricordo. Il vicepresidente.